Amici, purtroppo ho sbagliato a schiacciare, c'erano due video. Adesso il Beckham lo prendete, lo fate così. Sentite, lo sentite. Occhio quando usate i coltelli, mi raccomando. Il risotto l'ho già spento, è qua. Sta riposando e poi andiamo alla mantecatura. Allora, vi dico il procedimento, ve l'ho detto, sì. Seguite il procedimento. Un video ricetta, comunque faccio olio, cipolla bianca, cipolla di Tropea, quella che avete, una cipollina piccola intera tagliata a dadolini in modo italiano, in gergo tecnico, sentite? Dadolata o una brunoise di cipolla fatta. Adesso giriamo la telecamera. Adesso andiamo a mantecare il risotto. Io lo manteco con questo, è olio extravergine calabrese. Guardate che colore, è parmigiano. Parmigiano, parmigiano, eccolo qua. Io me lo grattugio, quando lo compro lo metto nel questo sacchetto qua. Una grattugiata da me. Abbondante parmigiano. Laviamo la mano e adesso mantechiamo. Vediamo che si vede. Sempre nello stesso senso. Allora, io non gli metto l'olio del bacon perché purtroppo quando hai bambini non sa se gli piace. Faccio così. Mentre mantecate aggiungete sempre un muschio d'acqua che deve risultare cremoso del risotto. Con un goccetto di brodo caldo sempre. Ed eccoci qua con questo bellissimo risotto alla zucca di Mantova, con granella di bacon croccante e olio santo di bacon. Adesso io farò il mio piatto, ma vi faccio vedere come deve venire. Allora, prendiamo un cucchiaio, vi faccio l'assaggio in diretta. Così.
un goccio di olio santo. E dal vostro Bobo Food, questo è per voi. Iscrivetevi al canale, condividi, metti mi piace e è buona. Mi raccomando, fai la ricetta, commenta, iscriviti al canale, sempre qua su Bobo Food. Ciao, alla prossima!